L'ANCI Abruzzo compie 30 anni e festeggia con i sindaci dei 305 comuni abruzzesi al Teatro Marrucino di Chieti. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ieri pomeriggio ha ripercorso il suo cammino regionale attraverso una serie di interventi sul palco del Teatro Teatino affidati a Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo e presidente dell'ANCI Abruzzo, Rocco Micucci, ex sindaco di Rapino e vicepresidente regionale dell'Associazione dei Comuni, Diego Ferrara, sindaco di Chieti e fare gli onori di casa in un teatro marrucino gremito, Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, Tiziana Magnacca, assessora regionale ed ex sindaca di San Salvo e Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente regionale dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane. Sinergia è stata la parola d'ordine che ha fatto da denominatore comune ai vari interventi per lavorare insieme in maniera virtuosa e superare le criticità, come ribadito dal presidente ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto. 30 anni di una storia straordinaria che è quella dei nostri sindaci, dei nostri comuni. Significa che oggi celebriamo 30 anni dei comuni abruzzesi che hanno dimostrato di tenere insieme le comunità, anche e soprattutto nei momenti difficili, la capacità di adattarsi anche alle trasformazioni. Il ricordo anche dei presidenti che mi hanno preceduto, purtroppo scomparsi, da ultimo Antonio Centi e prima ancora Luciano Lapenna. È una storia di tante amministrazioni e tante comunità che oggi guardano al futuro nell'ottica di una rinascita attraverso le misure che sono state messe in campo. Penso al PNRR che ad esempio porteranno nelle aree del cratere alla rinascita dei territori, soprattutto delle aree interne e dei piccoli comuni. L'85% dei comuni abruzzesi rientra nella categoria dei piccoli comuni. Ecco perché la collaborazione, la sinergia istituzionale, la vicinanza, la crescita comune dei territori con le città capoluogo che devono fare da traino è ovviamente quello che abbiamo messo in campo in questi anni e che faremo ancora per i prossimi 30 anni. Cosa c'è da migliorare? Ma c'è sempre da migliorare, devo dire che in questi anni si è migliorato tanto, anche nell'ottica del coinvolgimento. Dobbiamo sempre migliorare nel rapporto con gli altri livelli istituzionali, anche perché dal venir meno delle province, dall'indebolimento delle province, i comuni hanno avuto un carico di responsabilità e di funzioni anche al di là delle norme molto più alto. Ecco perché dobbiamo migliorare, i comuni devono fare sempre meglio, ma devono essere messi in condizione per poter far meglio, con risorse umane, finanziarie e strumentali di cui abbiamo bisogno per garantire diritti e servizi ai nostri cittadini. L'anniversario è stato anche l'occasione per uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane. Durante l'assemblea è stato ricordato anche Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso in un attentato nel 2010. Nel segno di Angelo Vassallo, che ricordiamo con lo spettacolo Il Sindaco Pescatore, un sindaco eroe, come viene definito, che ha sacrificato la sua vita nello svolgimento dell'attività di sindaco, che è un modello, un riferimento per tutti noi, quindi Angelo Vassallo ma anche tantissimi altri sindaci abruzzesi che oggi ricordiamo nel nome di ANCI Abruzzo e del trentennale di una comunità straordinaria che è quella dei sindaci abruzzesi.